Allora, beh, molto è già stato detto. Vi propongo un percorso di questo tipo. Uno, alcune riflessioni sul contesto dentro cui si inserisce il nuovo codice deontologico, diciamo alcune caratteristiche della filosofia moderna. Il secondo elemento, che è già stato ben tracciato questa mattina, cerca di identificare alcune caratteristiche inserite dentro il codice come, diciamo, scena di fondo e poi arriviamo ai valori e alcune osservazioni sul codice. Certamente il mondo occidentale, il nostro mondo, quello che viene chiamato il mondo occidentale, in realtà abbiamo perso le definizioni, no? Lo stesso le abbiamo chiamate società postmoderna, next moderna, post-postmoderna. Fin quando Bauman ha inserito quel termine, secondo me molto efficace, nel 2006, di società liquida, cioè una società francamente imprendibile. Ma certamente la cifra che ci colpisce di più nel nostro vivere oggi è che siamo portati a guardare molto spesso il mondo qui e adesso, dalla politica alle scelte sanitarie, alle scelte professionali a volte, e facciamo un po' di fatica ad alzare lo sguardo verso il domani. E il guardare qui adesso si basa su un principio sostanzialmente di relazione dell'homo economicus, cioè di che cosa selezioniamo e parliamo di tecnologia, e giustamente si è fatta viva da sola. Esatto. Quindi il qui adesso, dicevo, porta sostanzialmente delle relazioni di tipo economico, quello che gli autori chiamano l'homo economicus, che ha sostituito per certi versi un uomo molto più tradizionale, molto più legato alla cultura anche infermieristica, che è quello dell'uomo in cammino, dell'uomo viator. In particolare, questo guardare qui ed adesso è sostanzialmente il nostro vivere odierno, e quindi i sistemi di valori si inseriscono dentro due cifre sostanziali, due parole chiave, che sono cambiamento e complessità. Cioè, il cambiamento, che sembra essere appunto una delle cifre che contraddistingue il nostro vivere quotidiano, la nostra vita, le nostre professioni, ci fa pensare che il mondo ha velocizzato i suoi rapporti. Le generazioni non sono più quelle dei padri e dei figli, ma sono stimate oggi a 5 anni, il che vuol dire concretamente nelle generazioni padri e figli i sistemi di valori a volte si pongono in modo diverso, e quindi vuol dire concretamente che dentro anche un'equipe infermieristica, infermieri che hanno età anagrafiche ed esperienziali diverse, rischiano di portare in sé una visione, una manifestazione valoriale differente. Dicevo, il cambiamento e questa osservazione, questa parola chiave ci fa dire che la nostra vita probabilmente cambierà di più in futuro di quanto è cambiata in passato, senza giudizi di valore, se è meglio o peggio, ma siamo dentro un'accelerazione che è nelle dimensioni spazio e del tempo, che certamente ci destabilizza un po'. La seconda parola qui citata è complessità. I fenomeni oggi sono più complessi di quanto lo sono stati in passato, in particolare il fenomeno salute, il fenomeno vita è più complesso. Complesso, vedete, Morena è il grande autore di riferimento in questo ambito, non vuol dire difficile, ma vuol dire integrato, cioè che i fenomeni tra di loro, per esempio le dimensioni, abbiamo detto, il rapporto ad esempio tra l'assistenza e la dimensione spirituale dell'uomo, è certamente così profondamente integrato che a volte scinderli, c'è un momento per la dimensione spirituale e c'è un momento per il triage, per usare l'esempio che facevamo prima, porta ad una perdita della complessità. Ricordandovi che il contrario di integrazione è disintegrazione. Se guardiamo alcune caratteristiche, certamente del nostro vivere sono già state trattate dalla Presidente.
Dico solo che certamente il nostro paese si trova di fronte a delle nuove domande che in ambito scientifico si chiamano esuberi empirici. E queste due nuove domande, direi tre nuove domande, ci dicono, primo, che siamo il paese dopo il Giappone più vecchio al mondo. Con una indicazione, fortuna il Giappone sono usciti i dati questi giorni, sta invecchiando ancora più velocemente di noi per la diminuzione della natalità e quindi non raggiungeremo il primo posto a breve, ma certamente siamo tutti più anziani e certamente non siamo più né sani né malati, ma semplicemente viviamo. Perché l'84% dei pazienti che noi, delle persone che incontriamo nei nostri servizi, hanno una malattia cronico-degenerativa, ovvero la malattia non rappresenta più una parentesi nella propria vita in cui si può anche abdicare alla propria soggettività, ma coincide con la vita stessa della persona. E questo è un dato rilevantissimo perché cambia radicalmente, per esempio, il fenomeno delle relazioni di cura. Terzo, persino l'Organizzazione Mondiale della Sanità manifesta la sua crisi nella regione europea, poiché da ente unico chiamato ad interpretare la salute, oggi si capisce, tutti capiamo, e in questa terra ancora di più per i disastri ambientali che si sono succeduti nel tempo, che la salute non riguarda più solo la sanità, è la prima volta che succede in questo paese, eh? Non riguarda più solo la sanità, ma riguarda tutta una serie di diciamo caratteristiche, non da ultima, perché ho visto che nel convegno c'è una sessione su questo, su cui il Papa ha richiamato da subito nel suo mandato la dimensione del creato, cioè ambientale. E allora, infatti, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dobbiamo risalire alle Nazioni Unite. Il terzo obiettivo dei 17 obiettivi che qui cito al 2030 delle Nazioni Unite, il terzo obiettivo è quello della salute, che però, badate bene, non si chiama più salute, si chiama benessere, che è cosa diversa, più larga, più personalizzata e più totalizzante della salute. Da ultimo, non dobbiamo dimenticare che comunque il nostro paese ha un problema di diritto, permane un problema di diritto all'accesso alle cure, cioè abbiamo due fenomeni tra di loro contrastanti. Oggi la salute è una dimensione individuale e percepita, per cui la chiamiamo benessere, e le persone scelgono il posto dove farsi curare, anche sulla base di canoni estetici, di bellezza del luogo, diciamo così, di capacità, come si diceva, di front office, come dicevamo prima, no? Ma dall'altra parte certamente abbiamo tutta una fetta di popolazione di cui credo ci occupiamo tutti i giorni che ha una difficoltà di diritto di accesso alle cure, i cosiddetti, la nuova categoria sociale, cosiddetta dei quasi poveri, cioè non di coloro che non hanno nulla perché hanno delle normative, lasciatemi dire, che li tutelano per certi versi, per quanto è possibile, tipo i rifugiati, gli stranieri temporaneamente presenti, si chiamano STP per gli ospedali, ma qui parliamo invece di persone che hanno tutti i diritti, cioè l'impegnativa in mano, ma che non hanno il denaro per pagare un ticket. E questa fascia di popolazione che è crescente e che è quella che più, per esempio, in Italia è molto descritto il fenomeno dei padri separati, che quindi alla fine devono abbandonare il tetto coniugale, abbandonano la casa, eccetera, eccetera. E quindi, in questo scenario, certamente per chiudere il nostro, diciamo così, il substrato sociale dentro cui si inserisce il nuovo codice deontologico, possiamo identificare altre caratteristiche del nostro vivere. Per ragioni di tempo lo faccio con brevità e perché è sempre meglio la brevità. Certamente il fenomeno della solitudine, cioè della
soprattutto nelle città e nelle grandi città, le cosiddette, quelle che appunto Papa Francesco chiama le periferie esistenziali, che indicano appunto il nostro mutamento demografico, il rapporto tra malattia, salute e benessere che abbiamo tracciato, la dimensione tecnica, si è parlato molto, tecnica e tecnologia non sono la stessa cosa, la tecnica è una forma di pensiero, certamente il nostro tempo pensa a una visione salvifica della tecnica, mentre dice un grande studioso come Galimberti, la tecnica semplicemente funziona. Quindi la tecnica non credo vada demonizzata né assolta di per sé, il problema è quando da mezzo diventa fine. È uno strumento straordinario per l'evoluzione tecnica della sanità e anche della nostra professione, ma nel momento in cui essa non velocizza i rapporti professionali per liberare tempo cronologico per stare con le persone, diventa fine e non più mezzo. La nuclearizzazione e virtualizzazione della dimensione sociale, mentre noi siamo qui adesso, quasi tutti, siamo su una piazza virtuale, siamo in un'altra sessione, in un'altra dimensione, in una comunità che anche qui, siccome appartiene la virtualizzazione a una dimensione tecnica, anche qui sottolineerei che non è bene, non è male. Io lavoro in una fondazione che lavora molto con i giovani, il luogo di incontro dei giovani sono certamente i social network, ma un conto è vederli come punto di aggancio, un conto è vederli come punto d'arrivo. Inoltre un tema che è stato tracciato e che tracceremo molto perché è molto presente dentro il codice è la questione della sicurezza. Il cambiamento e la complessità provocano certamente una incertezza del vivere. Signori, l'identità che richiamava la Presidente è riflettere dove appoggio i miei piedi, perché dove appoggio i miei piedi trovo la mia identità. Ma se abbiamo detto che il pavimento si fa liquido è difficile stare in piedi. E allora abbiamo questo mito della sicurezza, non solo il mito della sicurezza in senso tecnico, per cui tutti vogliamo più privacy, perché vogliamo poi essere noi a pubblicare qualsiasi cosa, ma esigiamo una privacy in tal senso. Ma perché quando le identità, anche professionali, sono minacciate, quindi anche quella dell'infermiere, cioè che sta cercando di trovarsi dentro questo cambiamento, questa complessità, il tema della sicurezza è veramente importante. Avremo modo di riprenderlo. Da qui escono certamente, sempre come caratteristiche del vivere, nuovi modelli etici, messi tra virgolette, che sono sostanzialmente, richiamano poi al secondo esempio, che è la visione riduzionista dell'uomo, soprattutto in sanità oggi. L'uomo è identificato per il suo limite. Per fortuna tutta la scienza infermieristica non ha mai accettato, sin dagli anni 50 del secolo scorso, una visione riduzionistica dell'uomo. Cosa intendo? Intendo che oggi l'uomo è classificato per il suo limite, il trapiantato, il terminale, il disabile, l'anziano, il dializzato, il sopravvivente. Sono categorie che non appartengono alla disciplina infermieristica, non sono mai appartenute. Perché vi dicevo già dagli anni 50, è ben scritto già da Anderson che un uomo che riesce a muoversi con qualsiasi ausilio lo faccia, seppure è paralizzato dal collo in giù e riesce a soddisfare il suo bisogno di movimento e in salute. Ma certamente questi nuovi modelli etici che partono e muovono dalla tutela del limite fanno parte di quelle, diciamo così, aberrazioni che citava Don Massimo, come quella dell'umanizzazione delle cure, che è una contraddizione in termini, ma che nascono da un substrato storico di violazione. La relazione di cura
la relazione in generale nella vita viene vista come opzione e non come necessità. Eh sì, noi possiamo decidere di vivere la vita o dentro un supermercato o dentro una piazza. E quindi quando io passo nel supermercato prendo quello che mi serve, è unidirezionale il supermercato, mentre la piazza è il luogo dello scambio. E l'opzione, la relazione di cura, viene spesso letta nel nostro odierno come una ciliegina sulla torta: se c'è, bene, se non c'è, sopportiamo. Questo dal punto di vista anche delle persone che prendiamo in carico. E le cito solo: il nostro tempo è caratterizzato dalla cifra della perdita della dimensione dell'attesa, del tutto e subito. Sant'Agostino avrebbe molto da dire su questa cosa qui, perché diceva che l'attesa accresce il desiderio, lo rende simile a Dio. E infine la relatività delle promesse: nulla dura dal punto di vista deontologico, questo è fondamentale, nulla dura. Siamo in grado di leggere una cosa e di leggere dopo 2 giorni, qui il paragone politico mi è facile ma lo evito, è esattamente il contrario. Attenzione, non lo giudico da quel punto di vista, lo giudico dal fatto che la memoria collettiva non ricorda quello che è stato messo 2 giorni prima. Ma c'è un punto fermo in tutto questo relativizzarsi, che è già stato descritto, io cerco solo di ordinarlo. C'è un punto fermo, c'è una domanda, vedete, tutta la ricerca moderna, infermieristica, di tipo qualitativo, dici cosa ci dice? Che i nostri cittadini non interessa la malattia, lo sanno che vivendo più a lungo è probabile che la nostra macchina un po' dei problemi ce l'abbia, non ci interessa la malattia, un po' anche per il potere salvifico che abbiamo noi verso la medicina in generale, verso la sanità. Non ci interessa nemmeno troppo lo stile di vita, lo seguiamo, sgarriamo, lo esageriamo. Esageriamo perché siamo in un paese 100 di diagnosi di celiachia e il 25% di, come dire, di fetta di mercato dei prodotti per celiaci, vuol dire che appena uno man di pancia comunque fa la dieta celiaca, che non si sa mai, perché i dati sono eloquenti su questo, perché c'è una sovrabbondanza di stili di vita e nel contempo tutti i consumi di alcol e così via eccetera sono in aumento. Ma non ci interessa tutto questo. Alla domanda fatta ai nostri cittadini, ci sono interessanti ricerche qualitative, ma a te cosa interessa? La paura che quando ci sarà bisogno nessuno si prenderà cura di me. È questo che ci fa paura. Ci fa paura la non autosufficienza, ci fa paura la, non la morte ma il morire, quindi il percorso, quindi l'idea che qualcuno non si prenda cura di me, concretamente, non come ideale. E allora è su questa domanda che deve rispondere il codice deontologico, perché questa domanda, diceva questa mattina Angela Basile, è una domanda non negoziabile, non transeunte, è una domanda che rimane ed è uguale dai tempi della pietra, dalle prime comunità che Tacito ci descrive, nelle prime comunità dove descrive la domina herbarum, la donna che sapeva usare le erbe, e sarà uguale fino alla fine dei tempi, immaginando che ci sia. Tu ti prenderai cura di me. Ecco allora che il codice deontologico viene prima di tutto. Cari colleghi, c'è bisogno di una promessa, promessa, messa prima. C'è bisogno di una promessa che viene prima di ogni incontro, di ogni relazione assistenziale, di ogni evidenza scientifica, di ogni equipe, di ogni organizzazione, di ogni difficoltà, che viene addirittura prima della mia scelta di essere infermiere. Ed è una promessa, sì,
io mi prenderò cura di te. E questo è il codice deontologico. È una promessa, ripeto, fatta a una comunità sociale, cioè all'uomo che vive in questo tempo, in questo spazio, che rinnova un antichissimo giuramento, promessa, ha come sinonimo di per sé giuramento, poi sui giuramenti nella storia sono stati costruiti, sono fatti anche disastri con i giuramenti, quindi stiamo sul termine promessa, ma un antichissimo che deve rinnovarsi e si deve rinnovare incontrando la scienza. Il passaggio dall'etica alla deontologia è questo. L'etica, quindi un sistema di valori, per semplificarlo, che incontrando un sapere scientifico si trasforma in un insieme di valori professionali che chiamiamo deontologia. Secondo passo, se questo è il substrato dentro cui inserisce il codice deontologico, proviamo a vedere come esso si realizza, quali sono le tonalità necessarie. L'assistenza infermieristica, gli infermieri, sono una professione della quotidianità, che ha anche poco le parole. A volte quando usa troppo le parole fa anche disastri. E la maggior parte delle persone che incontriamo, per le patologie che abbiamo tracciato prima, non hanno certamente più bisogno delle parole. Ne hanno sentite tante. Ma in questo incontro, che è stato chiamato e descritto così bene prima da Don Massimo e da Lia, è in questo incontro, in questa relazione, è necessario che tutte e due le umanità, tutte e due, non una sacrificata a quella dell'infermiera, tutte e due le umanità, le dignità, che è una caratteristica intrinseca all'uomo, possano sollevarsi. Guardate questa storiella, un brano di Vangelo. Quindi per i credenti è un brano di Vangelo, per i non credenti che sono in sala, io direi che è un fatto quotidiano che succede nelle nostre corsie tutti i giorni. Marco 14. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato, di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono tra di loro: perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e dargli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio. Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. Abbiamo più versioni dell'unzione di Betania all'interno dei Vangeli, vero? Ma fermiamoci su questo episodio che succede tutti i giorni nelle nostre corsie. Ovvero, non perché rompiamo vasetti di alabastro, perché la 626 non ci rilascerebbe tenere, ma perché certamente c'è questa visione a volte di fare delle attività per le quali ci si sente quasi in colpa, perché ci si sente criticati, perché si perde tempo, perché non si è mai fatto, perché le procedure e i protocolli non lo prevedono, E sono gesti semplicissimi, che sfuggono da un'ottica addirittura del valore e quindi dall'utilitarismo di per sé. È uno spreco. Per poter essere curati, cari colleghi, bisogna essere feriti. Feriti da molte cose, dalla bellezza, dalla fatica. Lo dice il titolo di questo convegno. Feriti dalla grazia, feriti da una storia, feriti da un incontro durante il nostro corso di formazione, durante il corso di laurea che ci ha segnato per sempre. E questa ferita, questa breccia, perché breccia è aperta, che consente la relazione con l'altro e consente all'altro di scambiare il dono.
Eh sì, perché l'assistere è un dono. Questa relazione serve per scambiare un dono di appartenenza. Perché quella promessa che abbiamo detto viene prima di tutto immaginata ben prima di quell'incontro reale tra curante e curato. Uso volentieri questa espressione perché noi tutti qui siamo stati come infermieri ampiamente curati dalle persone che abbiamo incontrato. Dicevo, questa ferita consente il passaggio di questo dono. Non è un discorso teorico, non vuole essere. È un discorso molto pratico ed è un discorso che si lega ad una parola, che è cura. Eh sì, esco dal cristianesimo, eh? Esco dal cristianesimo. La parola cura, cura è una dea, non dimentichiamolo mai. Siamo sacerdoti di una celebrazione, di una dea. Una dea che ci viene raccontata da Egina, è questa donna, vedete che tiene la mano su questo piccolo uomo, sulle ginocchia di Zeus. La descrizione più bella che abbiamo di cura è certamente quella che ci fa Heidegger, filosofo, un po' discusso, ma insomma nel suo testo di fondo, Essere e Tempo, certamente è il filosofo più importante per la riflessione sulla tecnica. Chi ci dice... Ci racconta una storiella, no, che ci dice tanto. Mentre cura stava attraversando un certo fiume, vide del fango argilloso. Lo raccoglie e gli dà forma. È uno dei grandi miti creazionisti questo. Ora, mentre stava riflettendo su quello che sta facendo, arriva Giove, il quale dice, Terra, cura, gli chiese di dare lo spirito di vita a ciò che aveva fatto e Giove lo fa. Ma quando cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse imposto il proprio nome. Cominciano a discutere e interviene anche Terra, pretendendo a lei quel nuovo oggetto, perché era stato fatto appunto con la terra, col fango. I disputanti chiamano il tempo, Saturno, lo straniero. Lo straniero nella storia è sempre il grande giudice, il quale comincia a riflettere e alla fine sentenzia. Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai il suo spirito, tu terra che hai dato il corpo riceverai il corpo, ma poiché fu cura che per prima diede forma a questo essere, finché esso vive lo custodisca. Verbo antico, antichissimo, da custos, verbo antichissimo, anche questo l'ha riportato in auge Papa Francesco, è stata una delle prime espressioni, il custodire. Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami Homo, perché è tratto da homus. Sì? Noi siamo chiamati a vivere come custodi della cura, come uomini e donne del nostro tempo. Ma siamo anche chiamati ad essere professionisti di cura, quindi non dettati da un semplice umanesimo, ma arricchiti da una alta competenza tecnica che trasforma cura. Ed infine siamo chiamati anche a scegliere di maestri di cura per la comunità. Cari colleghi, io credo che sia questa la grande missione dell'infermiere come professione, cioè un agente di cambiamento della comunità sociale, capace di ricordare, di guidare, di coinvolgere. Condivido quanto diceva Maggio Cavalli sul demansionamento. L'identità non sta mai nelle mansioni, se no le infermiere e le mamme in pediatria continueranno a litigare, perché fanno le stesse attività, ma hanno due identità ben diverse. Quindi come agente sociale, e mi piace qui ricordare, che questo termine cura ha tante parole antiche della tradizione. La caritas, la pietas, l'ospitalitas. Abbiamo, guardate, noi
infermieri, mi occupo di storia, quindi lasciatemelo dire, non abbiamo studiato a sufficienza i grandi riformatori dell'assistenza. L'ospitalitas di Giovanni Ciudada, Giovanni di Dio, vedo le figlie di San Camillo, quindi certamente la straordinaria produzione letteraria, leggete le regole del 1605 fatta a Milano di Camillo, dell'Ellis, straordinaria, se voi leggete i testi di Camillo dell'Ellis scoprirete che la 833 del 78 l'aveva già scritta lui, perché c'è la radializzazione primaria, secondaria, terziaria, quindi straordinaria, una storia, cioè questa di cura che non nasce oggi, ma che abbiamo la responsabilità che ci viene consegnata da tantissime storie, laiche e religiose che siano. Però questa cura deve avere alcune caratteristiche, 10 minuti. Deve avere alcune caratteristiche. La prima, l'appartenenza chiede una distanza. Questa donna che abbiamo visto, che rompe il vasetto di alabastro e non dice una parola, tiene una distanza. Questa distanza è fondamentale nella cura, perché consente all'altro di vivere. E i codici deontologici del passato, anche della nostra professione, del senno di poi sono piene le fosse, come tutti sanno, E quindi non c'è dubbio che erano invece così fortemente indirizzati sul principio di benevolenza, cioè io decidevo quello che va bene per te. È la tradizione delle professioni sanitarie in Italia. Eccomi qui, vi ricordo le quattro caratteristiche del personalismo sociale francese. Questo è Emmanuel Mounier, che ogni uomo è unico e irripetibile fin qui ci siamo. È una grande tragedia professionale nella quotidianità, perché ci dice che la standardizzazione arriva fino a un certo punto. Ogni uomo è unico, ogni uomo è irripetibile, cioè domani mattina non saremo più gli stessi. Ma la terza e la quarta mi interessano, che ogni uomo è insondabile, cioè non lo possiamo aprire come un libro aperto. Penso alle nostre raccolte dati infermieristiche, quali quantitativamente eccellenti all'inizio, ma qualitativamente povere. Ma è insondabile, e la lingua italiana è straordinaria, cioè ogni uomo è velato. E noi con la nostra capacità professionale lo svegliamo, togliamo il velo di conoscenza, e la lingua italiana ci dice che egli si rivela, cioè mette un altro velo, ci trascina in profondità, e che ogni uomo è autofinalizzato, non ha bisogno dei maestri di vita. Su questa è la vera empatia, è la capacità di generare una distanza, del mettersi nei panni dell'altro, di rogersiana memoria, senza per questo soffocarlo. Seconda caratteristica che deve avere questa dimensione di cura, di assistenza che abbiamo tracciato: sapere entrare in questo cambiamento. Non tutto cambia. Chi pensa che tutto cambi normalmente non ha quelle radici con le quali abbiamo aperto questa mattina. Ogni uomo ha una chiamata in modo diverso, a seconda delle correnti di pensiero, una dimensione immanente, ontologica, che è certamente quella valoriale e che rimane per sempre e che risponde a quella domanda: ma tu ti prenderai cura di me? Ma questa stessa domanda vive nella dimensione cosiddetta antropologica, cioè si manifesta in modo completamente diverso nel tempo. È questo il senso dell'aggiornare un codice deontologico, di poter rileggere per l'uomo di oggi, per le esigenze dell'uomo di oggi, la dimensione ontologica. Perché con le belle parole non si va da nessuna parte, si perviene alla dimensione ontologica solo passando dal vivere quotidiano delle dimensioni spazio e tempo. È solo effettuando l'assistenza infermieristica che noi possiamo raggiungere l'uomo. Terza caratteristica della cura per noi:
essere fuori di sé. Peraltro questa, secondo me, è una delle definizioni più belle che si dà nel Vangelo di Gesù. Perché quando viene portato sulla scogliera, se qualcuno lo ricorda, si dice è fuori di sé. Essere fuori di sé. Mantenere una distanza ci consente di identificare il centro della nostra vita nella relazione con l'altro. Quando è che sentiamo di essere infermieri? Solo quando incontriamo la persona di cui ci facciamo carico. Quando è che scopriamo l'amore? Solo quando incontriamo una persona a cui vogliamo bene. È lo specchio dell'altro. È la vita di piazza che vi dicevo prima. È la capacità di poter uscire da sé, considerando, dicevo, la distanza dell'altro. La cura crea dei legami. Faccio più la svelta a spiegarvelo con un esempio personale, consentitemi. Ho avuto poche esperienze di ricovero, per fortuna, ma le ho tutte, per il mestiere che faccio, analizzate. Analizzate vuol dire preso appunti, una cosa penosissima per le altre persone. Una volta l'ho fatto con il computer, giustamente Dio mi ha punito e mi ha fatto arrivare un virus. Ma una volta che sono stato in sala operatoria, per un intervento abbastanza importante, mi colpiva che io aspettavo, avete presente, perché il tempo cronologico non è il tempo dell'assistenza, cari colleghi, è l'attimo il tempo dell'assistenza, tutto si può giocare in un attimo, perché lo stesso tempo che io vivevo che non passava mai, nelle persone invece che mi assistevano correvano come dei forsennati, è lo stesso tempo dell'orologio, c'è un prima, c'è un durante che è il tempo dell'evidenza scientifica, ma c'è un dopo. Io sapete cosa ricordo di questa esperienza? Qualcuno, non so chi, perché naturalmente ero, è tutto mediata la relazione, mi ha chiamato per nome. Questo è stato il mio figlio di salvezza in quell'esperienza e questa per me è un legame che rimarrà per sempre. Voi pensate il potere di un piccolo gesto assistenziale come quello, per in me rimane per sempre, ha creato un legame e non so neanche con chi la gratuità pura. Questa donna non ha un nome. E infine questa appartenenza, questa distanza e l'appartenenza aiuta a definire un confine. E mi piace la parola confine, un po' perché oggi viene usata nel lessico comune esattamente all'opposto del suo significato etimologico, perché viene indicata per separare, mentre l'etimologia è molto chiara, no? È per l'attraversamento, per l'unico fine. Ma mi piace perché le professioni sanitarie, tutto quello che diceva la Presidente questa mattina, hanno bisogno di approfondire i loro confini, non di superarli. La tecnologia supera il proprio confine, è la sua missione, superare sempre se stessa. Le discipline, le professioni, le relazioni richiedono il coraggio di stare in un confine, in questa distanza, ed approfondirle. I valori aiutano a celebrare questo confine. Infine, il riconoscimento di una responsabilità reciproca. Se queste due umanità si debbono incontrare in una relazione, con tutte quelle caratteristiche che sono state tracciate, di contenuto, di tecniche di comunicazione, identifica una responsabilità reciproca. Responsabilità reciproca tra curante e curato. Auspico un servizio sanitario in cui i curati faranno sempre più mansioni, usiamo queste spesso, attività, perché vuol dire che veramente la centralità della persona l'avremo realizzata e perché questa responsabilità reciproca ci aiuta a ricordarci che i malati non sono nostri,
ma li abbiamo solo in custodia. Ecco allora che questo spreco, ci dice la parabola evangelica, libera un profumo prezioso. E quella è la differenza. È quella differenza dell'attimo, è l'attimo di Platone, no? Il tempo tra due tempi, dentro cui sentiamo di essere nel posto giusto, al momento giusto, con la persona giusta. I valori, l'ultimo passo. C'è una grande discussione, no? È una discussione certamente post-illuministica che va avanti da due secoli, non la risolveremo certo qui. Cioè se i valori cambino o se abbiano quella dimensione di immanenza ontologica e si manifestino in modo diverso invece. C'è chi dice che i valori cambino, normalmente lo dicono il padre dei figli, voi sapete che noi tutti diciamo che dopo di noi il mondo non andrà più avanti, ma lo diceva già il defunto di Siviglia nell'undicesimo secolo e anche qui vorrei tranquillizzarvi che siamo ancora qui. Ma certamente per una visione professionale e soprattutto nell'ambito della cura e dell'assistenza infermieristica i valori sono stabili, ma si manifestano in modo diverso, o meglio, pongono problemi della comunità che coinvolgono in modo diverso i valori, gli antichi valori. Oggi, in particolare, in quanto vicino al concetto di bisogno, per quella definizione che vi ho dato di benessere, si introduce per la prima volta nelle nostre professioni, nei nostri sistemi sanitari, il concetto di desiderio. Cioè le donne scelgono il luogo dove andare a partorire, magari, non necessariamente andando a vedere quegli indicatori, il numero dei parti, di complicazioni, ma come è il colore pesca della sala travaglio. È una dimensione importante, chi di voi ci lavora lo saprà bene, no? E allora questo bisogno, diciamo così, di questi bisogni, soprattutto questi desideri, ci portano già al problema di trovare, diciamo così, una necessità di riconoscere i valori lì dentro, perché spesso sono portati in modo molto offuscata, diversa. La prima cosa che diciamo sul nostro codice è che abbiamo trovato un ponte di riconciliazione tra la scienza e coscienza. Io da quando studio, ma tutti noi credo a questo tavolo, abbiamo sempre studiato che una professione si basa sulla scienza e sulla coscienza. È un antico, diciamo così, dualismo. Già i dualismi hanno i loro problemi, perché dividere il mondo in due per quel fenomeno della complessità che abbiamo detto è già limitante, no? Di per sé. Ma certamente questo elemento oggi cosa ci dice? Che nel ventunesimo secolo la parola più importante tra scienza e coscienza è E, cioè di come il nostro patrimonio scientifico che continua a crescere e diventa così, diciamo, non solo nutrito, ma anche speranzoso, sia capace di dire qualcosa all'uomo. Sia capace di dire qualcosa all'uomo, anche per quando facciamo ricerca dobbiamo passare prima da un, perché la scienza è sempre metodo e scopo, dobbiamo passare prima da una valutazione di comitato etico. Allora il codice deontologico ha bisogno di essere aggiornato. Non è banale questa affermazione. Ha bisogno di essere aggiornato perché deve essere capace di mettere insieme la vita della gente. Non è sprecato dire che il codice deontologico delle professioni non è fatto per i professionisti, è fatto in seconda istanza per i professionisti, ma è fatto per i cittadini, giusto? A suo tempo gli ordini dei collegi nacquero così, insomma, per tutelare i cittadini dalla pericolosità dei professionisti, dalla incapacità dello Stato di governare le professioni, sono nati così gli ordini dei collegi. Dicevo, capacità di mettere insieme la vita dei cittadini con l'evoluzione tecnica, scientifica,
teleologica, cioè di riflessione sull'azione e di comprensione dell'uomo da parte della disciplina. Vi sottolineerei alcuni aspetti, è la penultima diapositiva. Vi sottolineerei alcuni aspetti del nuovo codice deontologico. Adesso, siccome ieri sera l'ho cancellato dalla mia presentazione di slide perché la Presidente ha detto lo faccio io, poi non ho fatto tempo a farlo, credo l'abbiate letto tutti, lo trovate in... ma poi abbiamo tra poco l'avvocato che ce lo propone per alcune... così da me rinvio a te, quindi sono... Certamente, quello che mi colpisce di questo codice deontologico, io nella sua stesura sono arrivato solo alla fine, è l'effettiva centralità della persona. Cioè, i due grandi principi etici, il principio di beneficenza e il principio di autodeterminazione, sono veramente bilanciati in modo nuovo, nel senso che la centralità della persona ci dice sostanzialmente, attenzione, centralità della persona vuol dire tutte e due le persone, lo diceva Mangiacavalli questa mattina, è la prima volta che si definisce chiaramente, perché storicamente ci sono stati dei problemi su questo, che anche l'infermiera è una persona, con il suo pensiero, con le sue idee e soprattutto con le sue valutazioni etiche. Secondo, certamente si sottolinea un evento nuovo, e cioè si supera il dittongo scienza e coscienza, perché si dice chiaramente che l'evidenza scientifica, cioè l'effettuare assistenza infermieristica al massimo livello delle conoscenze scientifiche possibili, è un atto deontologico, è un dovere deontologico. E qui bisognerebbe chiamare in causa veramente l'etica degli antichi e l'estetica degli antichi, e cioè anche la scienza è un prodotto di una precisa volontà deontologica di servizio all'altro, perché il servizio all'altro, quindi vi invito ad evitare ogni separazione tra la scienza e la coscienza. La scienza è la concretizzazione attraverso la conoscenza del mio servizio all'uomo. Il decoro di un professionista che fa della fiducia dell'altro la propria essenza. Il codice deontologico pone molto in accento la vicenda del decoro, che è un altro attributo antico delle professioni e che non si sapeva bene cosa voleva dire, no? No, che va dall'utilizzo dei social network e quindi di come io mi espongo ed espongo la mia professione in opinioni, idee, immagini delle persone e degli ospiti, delle nostre strutture e così via, e fino all'idea che in qualsiasi momento io rappresento la mia professione. Gli strumenti dei grandi dilemmi etici. In particolare due che sono tracciati nel codice. Uno è certamente il tema della libertà di coscienza. Allora, il tema della libertà di coscienza, che diventa un altrettanto dilemma perché coinvolge due branche dell'etica tra di loro molto lontane, no? La cosiddetta etica laica e quella appunto delle religioni abramitiche in base alla disponibilità o no. Però, indipendentemente da come uno la pensa, e parliamo di libertà di coscienza, ad oggi voi sapete che non è consentita l'obiezione di coscienza di infermiera. La libertà di coscienza stabilisce il fatto che l'infermiera è una persona e che ha un suo sentire etico che può entrare anche in opposizione. E il secondo elemento, quindi, l'astensione. Se io non sono capace di rispondere a una determinata necessità o se è in contrasto fortemente con i miei valori, ho il diritto di astensione, al quale si unisce naturalmente l'obbligo di cura trovando il professionista. La relazione come cuore assistenziale, che è stato detto, il superamento degli esercizi. Molti di noi che sono qui sono cresciuti con l'idea della prevenzione, della cura, della riabilitazione.
giusto, dell'ospedale, del territorio, cioè di tutte quelle categorie che tutti i fenomeni di complessità e cambiamento che abbiamo solo accennato ci indicano che di fatto lasciano il tempo che trovano. Il codice deontologico supera questo elemento perché stabilisce di fatto che non esiste un luogo, fisico-mentale che sia, in cui l'assistenza non ci sia. Direi dalla nascere, dal pre-nascere, fino al post-mortem con il lavoro del lutto e la presa in carico dei familiari che è sancita dentro il codice. Infine le questioni dell'urgent nos, uso questa espressione perché ho visto una mostra del Cottolengo fuori, è il motto del Cottolengo, no? Ci sono alcuni articoli che evidentemente affrontano i temi dell'oggi. Il divieto di discriminazione di fronte a una società che categorizza così tanto, noi sanciamo come valore etico l'apertura totale all'altro, l'alterità, la libertà di coscienza, il grande tema del dolore, il tema del fine vita che si accosta alle dichiarazioni anticipate di trattamento che hanno una legge specifica in questo paese, il tema del governo clinico come responsabilità nei confronti degli assistiti, il tema di contenzione che viene identificata, viene rifiutata in sé, il tema della contenzione è utilizzata con grandi limitazioni deontologiche e il tema appunto dei conflitti di interesse. Per chiudere, di fronte a questi fatti, cioè di fronte a una scena che sembra uno spreco eppure che libera un profumo così ampio, dice che abbiamo fatto un'opera buona. Io questo auguro che faccio a tutti quelli che riusciranno a leggere e ad applicare il codice. Grazie.